Leonardo Lorenzo risponderà a Giorgio Scriviano relativamente allo smaltimento da parte di Veritas delle rovine utilizzate per la minicoltura. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente. Premettendo che con le normative introdotte dal decreto legislativo 116 del 2020, le rettine utilizzate nella viticoltura sono considerate rifiuto speciale e non più smaltibili come assimilate ai rifiuti urbani. Tenuto conto della premessa, siamo a conoscenza che mentre nel comune di Venezia a Pellestrina gli operatori del settore possono ancora usufruire attualmente dello smaltimento delle rettine come rifiuto assimilato all'urbano ad un costo di circa 70 euro mensili, avendo a disposizione dei cassonetti dedicati, che ci risulta siano stati addirittura recentemente potenziati nel numero per far fronte alla stagione estiva, nel comune di Chioggia invece da oltre un anno Veritas non apre più nuove convenzioni con gli operatori del settore, costringendoli a provvedere ognuno autonomamente allo smaltimento attraverso aziende esterne specializzate, con costi molto impattanti. Teniamo anche conto del periodo del carburante, quindi si assomma a quello. In quanto non avendo un cassonetto a disposizione per raccogliere il rifiuto per poi smaltirlo, sono costretti a richiedere un camion per il ritiro che arriva da fuori Chioggia, da fuori città, in intervalli di tempo molto brevi. Recentemente Veritas ha cessato i servizi già in essere solo nel comune di Chioggia, rendendosi disponibile alla fornitura di un servizio dedicato a questo tipo di rifiuto speciale, nel caso fosse fatta specifica richiesta. Solo che ci risulta non sia stata data nessuna risposta alle richieste inviate alle apposite email agli interessati. Si chiedono quindi le motivazioni del diverso trattamento tra Chioggia e Pellestrina, che fa parte del comune di Venezia, e che azioni Veritas si intenda perseguire per uniformare questa situazione nei quei diversi comuni, soprattutto nel breve termine, visto che questo è il periodo dell'anno in cui c'è una produzione maggiore di questo tipo di rifiuto, magari attivando un servizio di ritiro e smaltimento secondo le normative vigenti. In sostanza, di trovare una soluzione perché questi operatori possano smaltire il loro rifiuto secondo le normative vigenti. Grazie consigliere, prego assessore per la risposta. Grazie Presidente, ringrazio in questo caso il consigliere che ha disposto l'interpellanza, anche perché è fresca, diciamo, quindi non pensavo neanche che ne parlassimo già oggi, però diciamo nel protocollarla insieme all'interpellanza mi ha rappresentato la situazione degli operatori che abbiamo incontrato e assieme a loro abbiamo avviato un'interlocuzione con Veritas. Io vi dico sinceramente, avrei voluto ricevere da Veritas due righe di spiegazioni ufficiali rispetto all'attività che sta facendo Veritas che viene descritta nell'interpellanza. Non ci sono arrivate, ma forse proprio perché l'abbiamo chiesto ieri l'altro, per il momento non hanno fatto, però posso, diciamo così, riassumere quanto è stato condiviso nell'incontro che abbiamo fatto e come si sviluppera in futuro, facendo una premessa. La premessa è che la situazione è diversa tra il comune di Chioggia e il comune di Pellestrina, è data, diciamo, da come veniva gestito questo rifiuto prima di essere, diciamo, dichiarato un rifiuto non umano, un rifiuto speciale, e attualmente, diciamo, riverbera su quello che sta succedendo adesso. Cioè, da una parte è stato detto ai quattro, perché sono quattro coloro i quasi fanno questa attività in base su Chioggia, non facciamo più ritiro, agli altri non è stato ancora detto che portiamo via i cassonetti. Però, diciamo, siccome la legge è una e la legge è uguale per tutti, non sta scritto sui tribunali, ma è oggettivo, e ci ha garantito Veritas che purtroppo, perché noi non è che vogliamo fare il cambio agli altri, ma vogliamo che tutti siamo trattati uguali, anche nel comune di Venezia questa normativa verrà fatta rispettare e quindi anche nel comune di Venezia questo rifiuto verrà trattato in maniera diversa. È vero che agli operatori che avevano chiesto a Veritas preventivo, diciamo, una traccia per come poter proseguire adesso che il rifiuto è considerato in maniera diversa, non è stato fornito preventivo per un semplice motivo, perché oggettivamente un singolo che abbia in questo momento da confrontarsi con il mercato per sostenere questo costo avrebbe un costo esorbitante e che dobbiamo fare in modo in
in maniera di farli abbassare, trovando magari delle economie di scala e coinvolgendo tutti gli operatori nel fare lo stesso tipo di percorso. Allora, quello che è stato condiviso, e poi porteremo avanti insieme con l'assessore Serafini, che essendo assessore partecipato e partecipa agli organismi con l'autorità di bacino, è di farsi parte promotrice, diciamo così, assieme appunto all'autorità di bacino, convocando i consorzi, comunque tutti gli operatori, perché mi risulta che su Chioggia ce ne sono 4, ma su Pelestrina sono almeno una quindicina, e individuando con loro un percorso che possa consentire a loro di smaltire questo rifiuto o tutti assieme o comunque con le stesse modalità, e di avere un unico interlocutore per quello che riguarda prelevarlo e smaltirlo. In questa maniera riusciremo ad essere sia coerenti con la normativa statale, e su questo non se ne viene fuori, diciamo, non si può fare altrimenti, sia probabilmente, bisognerà vedere, perché si faranno tutti i conti, probabilmente sarà meno oneroso per loro. E mi preme sottolineare una cosa che ci hanno sottolineato gli operatori che ho incontrato grazie ai consiglieri, che la loro attività, sia a livello diciamo di riconoscimento del rifiuto che producono, ma anche a livello di riconoscimento dal punto di vista fiscale, dal punto di vista pratico, diciamo, non ha un riconoscimento normativo preciso, e questa è una lacuna che prima o dopo andrà colmata, perché si trovano parecchie fattispecie a doversi confrontare con delle situazioni che non sono regolamentate. Comunque so che anche la regione su questo ci sarà da confrontarsi, perché tra l'altro, come mi viene suggerito, c'è anche l'entrata in vigore del decreto salvamare che ci costringerà e costringerà le Veritas a fare un servizio ulteriore, e quindi il percorso è stato condiviso, speriamo che possa essere utile anche rispetto alle esigenze che hanno in questo periodo. Grazie Assessore, una risposta di soddisfazione o meno della. Sì, grazie. E ringrazio l'assessore che comunque appena ha avuto contezza del problema si è subito mobilitato a tutti i livelli per capire un po' la situazione e cercare di risolvere il problema. Quindi sicuramente so che terrà monitorata la faccenda e avrà tutto il nostro supporto insomma, per cercare di risolvere questa situazione. Comunque mi ritengo soddisfatto, grazie. Grazie a lei.